Ciao ragazzi, bentornati in Dark Souls 3 Re-Run. Allora, ci siamo l'ultima volta. Le ultime cose che abbiamo fatto sono state sconfiggere Vort, il cane da guardia, diciamo, che ci separava dal grande cancello che si trova in fondo alle mura del castello di Lothric. Abbiamo la bandiera, sappiamo che dobbiamo issarla oltre quel grande cancello per proseguire. Ci è stato detto da Emma, alta sacerdotessa del castello di Lothric, che, oltre a dircelo, è anche quella che ci ha donato la bandiera. E anche, scusate, ecco, mi stavo dimenticando, e anche lo stemma, insomma, delle sentinelle blu, richiamo probabilmente alla cattedrale del blu di DS2. Ora, prima di proseguire, io volevo fare una cosa che non abbiamo fatto l'ultima volta e che faremo oggi. Intanto torna Riser. Ciao Riserone, 6 mesi, grazie mille, bentornato. E dobbiamo farci un giretto qui fuori dall'altare del vincolo. Fuori dall'altare... Lui mi sa che non c'era. Ok, ok, poi ci torniamo. Io volevo andare un attimo fuori in realtà, per vedere due cosine e poi parliamo con gli NPC che troviamo qua. Quindi... da che parte dobbiamo andare? Non di qua? Sto continuando a sbagliare strada. Di là, ok. Non ho mai ben capito perché ci sia la nebbia qui, ma credo semplicemente perché il gioco deve caricare l'area esterna. Non credo ci sia un vero motivo. Ok. Non penso abbia funzionato. Credo che semplicemente, esatto, perché non carica. Avesse finito di caricare. Ok. Doduo, secondo mese. Ciao Doduo, tutto bene. Spero anche tu. Grazie per essere tornato per il secondo mese. Allora, Va bene. Sì, è solo per caricare la zona esterna. Ok, è un caricamento. Va bene, allora fatemi fare giusto una cosina. Mi metto... Oh, la preview grande, così vedo bene. E ci siamo. È lore, esatto. Immaginavo. Allora, di qua credo che abbiamo visto tutto, ma non siamo mai andati dall'altra parte. Intanto mi fate sapere come sono i volumi, è tutto a posto. Sentite bene il mio microfono, sentite bene il gioco. Volumi a posto, grazie Raibaz. Brace, ottimo. Ottimi, anche da TikTok ci fanno sapere, grazie Anthony. Ok, osso del ritorno. Tutto perfetto, quasi quanto te, però quasi celestiale, quasi. Allora, il salto all'albero lo conosce, l'hai già provato. Allora, so di cosa si tratta e penso che lo proveremo. Penso che lo proveremo, ragazzi. Qua? Oh, scudo est-ovest. Diamo subito un'occhiata, che poi ce li dimentichiamo. Uno scudo di legno decorato con il simbolo dell'aquila a due teste, più vicino in dimensione agli scudi piccoli. Gli scudi di legno sono leggeri e di facile utilizzo e assorbono efficacemente la magia. Ok, questo diciamo è ricorrente nella saga Souls. L'abilità è la parata, va bene. Lo scudo di Max Pezzali, esatto, Nottone, è proprio quello. È proprio quello. Ok, di qua torniamo indietro. Ciao Alessandro, grazie mille per il dono su TikTok. Ah, giusto, qui c'è lui. Qui c'è lui. Questo ci rovina. Sempre troppo presto. Ok, pensavo che avremmo preso più danni, non è così male. No, però ha tantissima vita. Mi fa paurissima che sta in quel modo lì. Smettila. Smettila di stare così. Vieni. Vieni, se hai le palle, vieni.
Boom, ok. Veste da maestro, guanti da maestro e Uchigatana. Attenzione, attenzione, attenzione. Il vero primo boss, ok. È lui, è lui. Allora. Oh, ragazzi, su TikTok chiedono se ho un canale YouTube. Chiedono questo. Twitch, ce l'abbiamo un canale YouTube, visto che non ve ne ho mai parlato. Acqua, ciao. Torna proprio lui, ciao Acqua. Devo dirti la verità, mi sei mancato in DS2. Mi ricordo che sei entrato al primo episodio, poi non ti ho più visto, ma avevi detto quello è il mio gioco preferito della saga. Ti sei perso DS2. Ma la buona notizia è che puoi recuperare tutto sul canale YouTube. Eccolo. Comunque sì, per rispondere non ironicamente a chi lo chiedeva su TikTok, sì, ho un canale YouTube. Ne ho due in realtà, uno che si chiama Noxil e uno che si chiama Noxil TV. Quindi andate a vederveli, se vi va. Sto seguendo la serie su YouTube, grande Acqua. Sono contento che comunque almeno te la recuperi in differita. Va bene. Non ci incischiamo. Guardiamo gli oggetti che abbiamo trovato, quindi. Guanti da maestro. Guanti terribilmente rovinati. Agli uomini piace inventare storie favolose per giustificare lo stato pietoso dei propri vestiti. Bellissima questa frase. Il mio sesto senso mi ha avvertito del pericolo e mentre danzavo in un turbine di lame, uscendone senza un graffio, purtroppo mi sono strappato un po' le vesti. Questa è una cosa che è successa a me, che è successa a me. L'ho raccontata Miyazaki e l'ha voluta inserire come, così, come tributo, diciamo. Infatti non lo sapevate, una piccola chicca dedicata proprio a me. Abbiamo pantaloni del disertore che credo ce li abbiano droppati gli Hollow alle mura del castello di Lothric. E ora ce li leggiamo, ma dovremmo avere anche, esatto, le vesti da maestro, esatto, che hanno lo stesso flavor text. Va bene, il mio sesto senso, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, Xiscomo, grazie per i 100 bits. Grazie mille. Hype train di livello 1 raggiunto, ragazzi. Follia. Mbare Pota riscatta il backflip, tutto insieme. 1, 2, 3. Fatto. Tu non lo sai, Mbare Pota, ma ho fatto due giri questa volta in aria per festeggiare. Allora. Ok, poi abbiamo anche l'armatura del disertore, che è una normale corazza da soldato, il cui stemma è ormai illeggibile. Questo blocco di metallo arrugginito è adatto a chi si è ridotto a rubare per vivere, va bene. Immagino che i Panta dicano la stessa cosa, sì. E abbiamo l'Uchigatana. Uchigatana che in DS1 veniva droppata dal mercante vuoto al Borgo dei Non Morti, che qui ci viene droppata da questo maestro. E invece in DS2, aiutatemi a ricordare chi droppava la katana in DS2, perché forse non l'ho mai... la Uchigatana, perché forse non l'ho mai trovata in realtà. Quindi, questa Uchigatana, una katana speciale forgiata con le peculiari tecniche della terra orientale da cui proviene. Ok. L'affilatissima lama taglia la carne come fosse burro, ma è di conseguenza particolarmente fragile. Abilità concentrazione, che è quello che faceva lui, che è una sorta di posa per le katane, immagino. Assumi una posa e usa un attacco normale per balzare in avanti o un attacco potente per parare i colpi nemici. Lo zio Gianni, grazie mille per i 2 euro. Ma lo sai che, non ironicamente, dopo quanto saranno ormai, 7 mesi quasi, che streamo, questa è la prima donazione in euro che ricevo da sempre e l'hai fatta tu, zio Gianni, grazie mille. Ovviamente ho ricevuto enorme supporto da voi tramite sub, bits, ma anche in generale, insomma, supporto di ogni tipo, anche supporto monetario tramite sub e bits, ma questa è la prima donazione in euro mai ricevuta. Grazie mille, zio Gianni, per avermi sverginato. Ok, te la lascio così. Doduo, grazie mille per l'abbonamento community regalato, ragazzi, mi state riempendo oggi, dai. Grazie mille, veramente, apprezzo un sacco. Contento di essere il primo, grazie Gianni. Va bene, Uchigatana, l'abbiamo vista, la voglio provare così. Giusto per vedere com'è. Boom. È bella. Non per niente, zio, dice Andre. Vabbè. Veloce e mortale, dice Nico. Bella. Cazzo, sarei un po' tentato. Lo zio è sempre il primo. Ok, vediamo. Bellissima. Ma Perry ha sta roba, in caso? Ok, puoi fare i pe... Ok.
Perché dicevo, una roba così con così poco range... ok, ok, Perria, va bene. Facciamo Dex che abbiamo fatto forza l'ultima volta, ma se cambio build a ogni episodio mi sa che ne usciamo malissimo, ne usciamo malissimo. Intanto ragazzi, ne approfitto, dai, che siamo all'inizio. Casellino, Varin, Firmigiocri, Firmigiocri, Vigi Only, Fralassa, Raisi, Ramter, Charminger, grazie mille ragazzi e benvenuti a tutti quanti. Facciamo fede, esatto, Lixon. Ah. Va bene. D'obbligo una build Dex. Type M number 8, benvenuto anche a te. Allora, facciamo una cosa, dai. Valutiamo. Mi dispiacerebbe droppare questa Claymore così malamente adesso. Come siamo messi a Dex? Non vedo che ho sopra la chat. 10. Mm. E come facciamo a usarlo? Ah no, 16. Quale 10? Vabbè, dai, usiamo un po' questa Uchigatana. Usiamola un po'. E che bella è bella, eh? Zweihander. Sì, 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 esatto, esatto. Noi scherziamo, ma perché non fare una run nell'incredibile statistica della fortuna? Bravo, Charlie. Ti ho conosciuto su TikTok, ma preferisco Twitch. Grazie mille, Number 8. Sono contento che sei passato di qua. Diciamo, per le live, probabilmente l'esperienza è un po' migliore. L'esperienza è un po' migliore su Twitch. Sono d'accordo. È la mia katana preferita. Dai, è la katana preferita di Number 8. Ora la usiamo un po'. Allora. Oh, cazzo. Bene. Sapete che cosa ci resta da fare, da vedere? Dall'altro lato... Ora non mi ricordo esattamente come ci si arrivi, ma c'era, esatto, un'uscita dall'altro lato dove c'è l'albero, esatto. Sapevo di quest'albero dove si può fare il saltino e ora ci proviamo. Bella la musica dinamica che inizia quando si entra. Ciuf ciuf, eh sì, ho visto, si è concluso un hype train di livello 2. Vi condivido, ovviamente... No, di livello 1. No, 2, 2. Ciuf ciuf, via. Ve la condivido. Eccola. Eccola. Ecco, gigante. Non hai ancora parlato con Gigione sul trono, no, Evion. E ho visto che è apparso anche un cacciatore di Bloodborne vicino a un altro trono. Ora parleremo anche con lui. Va bene, ok. Questo chiaro riferimento ai giganti di DS2. Altra cosa che ovviamente non avevo nessun modo di cogliere... Durante la mia prima run, sapete già qual è la natura di Dark Souls 3 rerun. E se non lo sapete, vi tocca recuperarvi la parte 1, dove lo spiego, ok. Ok, forse solo una citazione, forse ci si potrà fare qualcosa, non lo so. Qui c'è una porta che è chiusa. Prima di un cavaliere abbandonato, va bene, di qua, ok, ok, ok. Ora... Qui chiaramente andiamo di shortcuttone. Ma qui... Puoi parlarci con quell'albero? Ma siamo seri? Esamina. Il seme dell'albero gigante non è ancora caduto. Ok. Ora, vediamo. Ok, era qualcosa del genere. Non ti ricorda qualcuno quell'albero? Sì, ovviamente i giganti di DS2, come stavo dicendo. Togli tutto, si salta meglio, ok. Eccolo qua, ignudo. Ma siamo... Ok, no, è sangue, non sono bruciature. Ok. Devi andare dritto contro l'albero e poi saltare repentinamente a destra. Ok, fatto. Ops, sbagliato. Armatura da mercenario. Ci rimettiamo il nostro equip. Eccoci. Ah, la spada. Giusto. E qui cosa troviamo? Un osso del ritorno, anzi tre. Va bene. Qui posso scendere. Tu non sbagli mai, ogni tua azione è volta con sapienza al miglioramento personale. Bravissimo, Andrea. Hai appena risparmiato 20.000 anime? Ah, bene, ottimo.
aspetta. Di qua c'è altra roba, fatemi esplorare un po'. Ok, qui è dove abbiamo combattuto il maestro. Che forse poi così maestro non era, visto che i suoi indumenti alludono al fatto che possano essere tutte storie inventate. Oh, Snuggly, ok. Questa è un'anima enorme. E infatti scheggia di Estus, ottimo, scheggia di Estus, ottimo. E se lo fai appena arrivi il maestro ti tritura l'anima. Immagino, infatti. Esatto, mi scrivono muro invisibile e lo so, la sapevo questa cosa, la so. Questa qua. Ok, ma da qui non mi resta che scendere, immagino. Ok, giusto per scrupolo. Anello d'argento. Per le anime, aspetta. Intanto noi abbiamo anche altri anelli. Aumenta l'anima e la città dei nemici, questo l'abbiamo letto l'altra volta e ce lo mettiamo. Ok. E poi questo qua dice un anello argenteo decorato con un serpente che sarebbe potuto diventare un drago, ma non ci riuscì mai. I nemici caduti lasciano più anime. Si sa che i serpenti sono creature avide che divorano prede più grandi di loro ingoiandole intere. Chi si trova in una situazione scomoda potrebbe trovare conforto nella cara vecchia avarizia. Sono bellissime queste descrizioni. E lo mettiamo. Siamo ancora, penso, in mid, sì. Il mimica la catena attorcigliata in modo diverso, facci caso. È vero, ha ragione Clara. È verissimo. Altri muri? No. Esatto, se la catena a forma di cerchio non è un mimic. No, infatti, lo sapevo. Non so, mi sono un attimo confuso, ho detto, ah, ci provo. Meglio dare un colpetto piuttosto che rischiare. Ok, abbiamo preso, credo, tutto a questo punto. Ah, dovevi prima far scendere la scala. Ah, non ho fatto scendere la scala, è vero. E vabbè, ci toccherà rifare il saltino. Ok. Ed è perfetto. Oh, incisione. Lothric, il re sacro, ultima speranza della sua stirpe. Ce le hanno anche gli altri troni? Sì. Aldrich, santo delle profondità. Andiamo a vedere. Jorm, il gigante della capitale profanata. Questi sono tutti quelli dell'opening. Quindi abbiamo Jorm. Abbiamo i guardiani dell'abisso. Piccola chicca che potrebbe far piacere, la vera pronuncia è Aldrich. Ah, ok. Lothric in realtà non appare nell'opening. Ludlet l'esiliato. Neanche lui appare. E Aldrich, santo delle profondità. Va bene, Ludlet l'esiliato in realtà, esatto, è quello con cui dobbiamo parlare. Ma no, ma niente, ci parliamo subito. Ludlet, senza gambe. Sembra hollow a vedersi, ma forse è semplicemente bruciato. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludleth of Corlan. Ludlet di Corland, ok. Look not in bewilderment, as I say. I Oh. linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substantiation be thy want, Infatti, corpo bruciato, non è set hollow, è thine eyes bruciato. upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look.
Ok, quindi lui ha vincolato il fuoco ed è diventato signore dei tizzoni. Quindi chiunque abbia vincolato il fuoco è diventato signore dei tizzoni. Quindi il Nox di Dark Souls First Run è un signore dei tizzoni oggi? Perché lui diventa signore dei tizzoni, Ludlet, l'esiliato. Tra l'altro esiliato è un titolo spregevole, qualcuno che è stato mandato via, cacciato, non è di sicuro un'onorificenza. Persino un esiliato diventa signore dei tizzoni, quindi tutti diventano signori dei tizzoni se riescono a vincolare. Noi sappiamo, grazie alle dichiarazioni di Miyazaki, mi è stato spiegato, se non sbaglio proprio da Evion, che è in chat, che fu detto da Miyazaki fuori dall'opera, purtroppo, che il protagonista di DS3 è qualcuno che prova a vincolare e non riesce a vincolare. Giusto? Quindi chiunque riesca a vincolare, come Ludlet, come Nox della prima run, come tutti gli altri, diventa un signore dei tizzoni. Ok. Timeline diversa, propone Lixon. Non lo so. Non lo so, secondo me... Cioè, la teoria del mulinello che ho fatto, che tutto converge in un punto... mi sembra più credibile del fatto di semplicemente diverse timeline, quindi universi paralleli. No, ci sono elementi che appaiono davvero in tutti i punti, e sono gli stessi elementi. Esatto, Nox è un signore dei tizzoni secondo questo gioco, però qui ce ne sono solo tre. Qui ce ne sono solo tre, cioè scusate, quattro. Uno. Quello, vabbè, è il re. Uno, due, tre e quattro. Cioè, perché solo questi sono importanti? Perché questi se ne sono andati? Sì, anche se all'epoca di Nox non c'era ancora questo concetto. Sembra proprio che Signore dei Tizzoni sia quasi un titolo. Ok. Parliamo con Ludlet. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast. Ok, ok, sto già capendo meglio. Preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Okay. Knowest thou of our purpose? Va bene, c'è una frase che voglio rileggere e sentire. Will take five lords as kindling. Degna da bruciare per vincolare il fuoco. Bisogna vincolarla per salvare il mondo. Ok. È così che sono diventato un signore dei tizzoni. Allora, c'è un punto solo che non mi torna al 100% ed è questo. Scusate. Ok, quattro signori ufficiali comunque non sono pochi. Ogni signore è un ciclo, se ci rifletti, sono millenni. Esatto. Quindi, in realtà, la prima cosa che ho pensato è non si può vincolare il fuoco e... Cioè, non si riesce a vincolare il fuoco, qualcuno fallisce, come il nostro PG, per esempio. E di conseguenza si cercano più undead per andare a vincolare. Però in realtà no, perché lui ha già vincolato. Ludlet ha vincolato. I Guardiani dell'Abisso hanno vincolato. Yorm ha vincolato, e via dicendo. Quindi vogliono fare tipo un vincolo plus... Non so come dire, qualcosa di ancora più forte per rievocare il primo vincolo? Non lo so. Non lo so. La fiamma ha bisogno ogni volta di più potere? Ok, in quel modo... In quel modo significa che... Andare a prendere chi già è riuscito a vincolare... potrebbe garantirci di... Di evitare ciò che è successo, per esempio, al PG protagonista, ciò che succede ad Araxon, il nostro PG, cioè che ci prova e non ci riesce. Ok, possibile. Possibile. Va bene. E infatti, Raf dice, è strano se pensi al fatto che nel primo gioco bastavi tu per vincolare, mentre ora cercano ben 5 anime potentissime, i signori. Infatti, ma sono anime di chi ha già vincolato.
se ci pensate. Ok, quindi ora serve sempre di più, sempre di più. E Ludlet ha detto una cosa, che è: vogliamo rievocare il primo vincolo. Ok, parliamo anche con gli altri NPC. Quindi Crestfallen, ci abbiamo già parlato, non credo ci dirà niente di nuovo, ma vediamo. What a sick joke. Asking us to sit. Sì, niente di nuovo. Mentre abbiamo qui il Bloodborne Hunter, che non è qui in realtà, ho sbagliato strada. Muoio? Scopriamolo. Sì, perfetto. Ok, ok. Ne approfitto per ringraziare Fiamma di Megalopoli, Himeko Twitch, Excavador, Assassino Ita, Gods Alex, Daniel, J. Ferrante, Mattia, benvenuti ragazzi. Ok, andiamo, vabbè, andiamo a recuperare le nostre anime. Lì c'è Leonard, perché mi pare quello sia il suo nome. Me lo ricordo, quell'NPC. Ma vorrei recuperare le nostre anime. Oddio, non so se si chiamava Leonard, però. Non so perché ho questo nome in testa. Dove minchia sono le anime? Lì. What's wrong with you? No, ho sbagliato. Sono sopra, infatti. Dovrebbero essere qua. No, ok, questo è un cretino come me. Dovrebbero essere verdi, in teoria. Ma... dall'altra parte, ok. Ah, ok. Dov'è? Dietro... è lì, ok. Ah, vedete, però colpirlo non è stato male, perché ha tirato fuori l'arma e... è la stessa arma che aveva Lothric. Ci parliamo. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Ok. Globo dell'occhio rosso incrinato, ben 5. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. Ok, PvP. Unkindled ashes good for. Pillage embers for briefly heighten. What else are unkindled ashes good for? Ok, non ci dice molto altro e non ci dice il suo nome, anche se io credo di ricordarmelo, ma non ne sono certo. Va bene. Ci resta una sola cosa da fare prima di andare via, che è andare a potenziare l'Estus. La sua quest molto bella, bene. Ah, well, just good to see. Ok, ma se ci parliamo ci dice roba? Ok, ci spiega, possiamo... Ok. Infusion is a more advanced reinforcement. Ok, rinforzo richiede titanite, mentre l'infusione richiede gemme, tu porti materiali, penserò, va bene. Ah, e ci dà la gesture. Aumenta usi, via. Ok. E l'abbiamo fatto, va bene. Dovrebbe essere apparso, esatto, anche lui. Qualcosina mi ricordo, ragazzi, del lab. Quindi, vai. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Ok. Oh, roba interessante. Ben 3 braci. Vabbè, bombe ci interessano relativamente. Bomba con miccia. Muschio rosso sangue riduce il sanguinamento. Un po' di armi, ok. Un po' di roba rubata. La maschera del ladro. Un set da cavaliere. Più che da cavaliere, insomma, da guerriero, ecco. Balestra. Pugnale da bandito, va bene, un po' di robina ce l'ha.
Coltelli da lancio, va bene. Possiamo vendere anche. Ah, noi abbiamo l'anima di Vort, giusto? Con cui potremo a un certo punto creare probabilmente nuove armi. Do me a favor and don't forget. Non dimenticare la promessa. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. A nuisance, I know, but it will help me tie up some loose ends. Do me a favor. Ok. Finiti i dialoghi. Oh, this place is a bore. Cosa serve rubare se non hai nessun posto in cui andare? Ok. E abbiamo parlato con tutti, abbiamo fatto tutto. Direi che siamo finalmente pronti per proseguire, quindi ci sediamo, viaggiamo e raggiungiamo l'arena di Vort della Valle Boreale per issare la bandiera. Via.